Gentile pubblico, buonasera. Grazie per essere intervenuti. Il musical che vi proponiamo questa sera, in ricordo e in memoria di Madre Teresa, che domani sarà proclamata santa, è suddiviso in due tempi. Al termine del primo tempo chiuderemo il sipario e ci fermiamo 5 minuti. So anche che c'è l'estrazione della lotteria. Madre Teresa è nata il 26 agosto del 1910 ed è morta a Calcutta il 5 settembre del 1997. Vedrete in scena canti, balli, momenti di parlato che rievocano i momenti più importanti della vita di Madre Teresa. Dal suo arrivo a Calcutta in India nel 1947, alla fondazione della Casa della Carità per accogliere mendicanti, vagabondi, malati d'ogni genere, fino all'istituzione della Congregazione delle Missionarie della Carità nel 1950. Madre Teresa crea anche il Centro di Speranza e di Vita per accogliere i bambini abbandonati e con poche speranze di vita. Nel 1967 crea anche un ramo maschile, la Congregazione dei Frati Missionari. Suor Teresa trascorreva le sue giornate pregando Dio e affidandosi a Lui, mentre senza sosta prestava servizio per le strade in aiuto a lebbrosi, malati, poveri e sofferenti. Nel 1979 riceve il riconoscimento più prestigioso, il Premio Nobel per la Pace. Lotta contro qualsiasi forma di aborto e muore a 87 anni. Madre Teresa è una piccola suora, animata in tutte le sue azioni dall'amore di Cristo, dalla volontà di fare qualcosa di bello per Dio, con una fede incrollabile, una bontà vera, tranquilla e potente, un'infinita umiltà di servizio e un amore immenso per il prossimo. Sul palco questa sera non vedrete attori, non vedrete cantanti, non siamo ballerini, nessuno di noi è un professionista, nessuno ha mai calcato le scene. Siamo un gruppo di giovani, e meno, che si è creato all'interno di un percorso di catechismo, ognuno con i suoi limiti, i suoi talenti, le sue incertezze e le sue sicurezze, i suoi dubbi e le sue speranze, che si è buttato in questa avventura per tentare di esprimere il meraviglioso messaggio di servizio di Madre Teresa e farvi conoscere questa piccola suora e per lanciare con lei un forte messaggio di pace e di amore universale. Vi ringraziamo fin d'ora per gli applausi che farete e per il sostegno che ci darete, anche se cadremo nell'errore o per la vostra comprensione per eventuali difetti. Ma abbiamo imparato che i santi non hanno bisogno di essere applauditi, ci chiedono solo di tenere accesa e viva la lampada del loro esempio. E stasera noi, insieme a voi, possiamo provare a fare questo. A questo punto è qui giù di fronte a me. Ringrazio doverosamente e con affetto il vostro parroco, Don Arturo, che per poco tempo è stato anche un po' il nostro, per l'invito a venire a replicare il nostro spettacolo presso questo bel teatro. Io lo invito qui a dire due parole, io poi vi auguro buon ascolto, buona visione e buona serata. Bene, siamo proprio contenti per questa serata che, sapete, è la preparazione immediata a una giornata storica
domani Madre Teresa verrà proclamata santa, e nel nostro paese diverse famiglie della zona dell'Incidella potranno finalmente vedere, non completata ancora, perché le cose di fino hanno bisogno ancora di tempo, ma inaugurata e benedetta la santella che hanno voluto tenacemente creare proprio nel parco comunale che è all'interno delle loro, della loro zona abitativa. Domani infatti alle 10 la messa solenne e alle 11 ecco, ci porteremo per inaugurare questo segno che rimarrà nel tempo di questa piccola grande donna di amore. Aveva giustamente delle parole che raccontavano la sua fede, raccontavano la verità della sua testimonianza. Ce n'è una che credo faccia proprio per noi, tra le tante. Disse un giorno a una persona che si meravigliava di essere molto diversa da lei, e diceva: guarda, come quello che faccio io tu non lo fai, e come quello che fai tu io non lo faccio, ma insieme di sicuro facciamo una cosa bella per il Signore. Vedete, noi stasera non siamo sul palco, soltanto questi meravigliosi ragazzi e giovani, dopo questo percorso di catechesi, possono stare sul palco e raccontarci quello che loro hanno provato insieme di fronte a questo esempio. Ma viceversa, loro non sono in platea. E quindi, giustamente, noi prepariamoci, e sarà in maniera spontanea, ad applaudire loro. E loro saranno più incoraggiati, non soltanto questa sera, ma magari a continuare questo stile, no, molto bello, di trasfondere un percorso di catechesi in un messaggio da presentare in maniera magari diversa, ma sappiamo che nel teatro, Piero Luigi, è uno dei modi migliori per far passare dei contenuti importanti. Quindi loro come ragazzi che camminano nella fede, noi viceversa questa sera accogliamo, ma insieme facciamo una cosa bella per il Signore. Lo ringraziamo per questa grande donna che ancora non soltanto fa parlare di sé, ma ci aiuta a credere che l'amore vero è possibile, sempre e comunque. Grazie, buonasera. Faith is love.
notizia la morte, chi lo sa, l'ottimista e la lista che la morte leggerà. Eccola quest'India che sta qua, eccolo l'inferno del mondo.
Allora a me serve una foto. Una foto che... Guarda qua. Piano piano, senza che... Anche se mi scopro mi fa voler andare via, è meglio andare via. Tanto t'ho visto. Infatti, mi ha visto. Ma insomma, ma che male c'è se cerco soltanto di scattarti qualche fotografia di nascosto? D'altronde uno scoop è uno scoop. Oh. Te l'ho detto mille volte. È inutile che sali dietro come una iena. A quest'ora lei prega. Ah sì? E tu non stai pregando? Già fatto. Ah. E poi, sfamare un povero ammalato è come pregare. Certo che ce l'avete sempre pronta, eh? Prontissima! Ma poi io mi chiedo, com'è possibile che Maria Teresa non voglia capire che se mi concede un'intervista in esclusiva, il mio giornale, che ha anche tanti soldi da investire, poi potrò fare una grande offerta. E allora, se veramente il tuo giornale ha così tanti soldi da investire, perché non investi un po' qui senza il bisogno dell'intervista? Io che ti avevo detto? Ce l'avete sempre pronta, oh. Prontissima! Piuttosto, quella casa è per accogliere malati poveri. Alla fine ve la danno? Pare di sì, e senza grandi investimenti. Fa piacere. Lo vedi? Mi stai disturbando sul lavoro. Lavoro? E quanto ti pagherebbero per fare questo lavoro? Tantissimo, una montagna di lingotti d'amore che non basterebbero tutte le banche del mondo per conservarli. Lingotti d'amore, bella questa. Lingotti d'amore conservali in banca, no? Che ti devo dire? Tanto t'ho visto! Ok, va bene, niente intervista, ho capito. Niente intervista. Ma neanche roba che... Vabbè, neanche roba che ha pregato? No. No. Dopo che ha pregato, in genere, cerca di dormire un po'. Sì, ma in genere anch'io cerco di dormire un po'. Ma faccio certi sogni strani. Lo sai, anche Madre Teresa dice che fa sogni strani. Ah sì? Ma è che sogno adesso? Una cosa molto bella. Sì, sono contento per lei, ma che cosa? Una cosa molto simile a questa, leggi. Ah, devo leggere. Bello, proprio. Un giorno stavo camminando per la strada e ho visto un uomo alto, magrissimo, seduto all'incrocio, raggomitolato su se stesso. L'aria profondamente infelice. Mi sono avvicinata, gli ho stretto la mano e gli ho domandato come stava. Lui ha sollevato lo sguardo su di me e ha detto: oh, dopo tanto, dopo tantissimo tempo, sento il calore di una stretta di mano. E si è alzato, pensa. C'era un sorriso così radioso sul suo volto perché qualcuno era gentile con lui. Il semplice gesto di una stretta di mano gli aveva dato la possibilità di sentirsi qualcuno. Per me era Gesù, sotto le spoglie del dolore. E io gli avevo donato la sensazione di essere amato da qualcuno. Hai capito? Certo che ho capito. Certo che ho capito. Ma poi? Ma cosa c'era da capire? Ma che se devo capire?
freddo. Mamma mia, che freddo. Brr. Che freddo? Ma se non si respira dal caldo? Brr, che freddo. Mamma mia, che freddo. Brr. Sapevo io. Come si vede che io e te abbiamo due modi diversi comunque, più simili. Tu hai caldo perché sei un ubriacone. Ma chi io? Ma... Comunque, mettiti l'anima in pace. Anche oggi Madre Teresa è molto occupata. Ma io me lo immaginavo, io lo immaginavo, io sono venuto qua con l'immaginazione che non poteva. E ora cosa mi invento? Cioè io lo immaginavo, però non ho immaginato cosa potevo fare dopo. Ah, sì, questa ce l'ho. Ma dimmi qualcosa di te. Di me? Un'intervista a me? Sì, perché no? Non lo so, per esempio, fammici pensare, dimmi qual è stato il giorno più bello della tua vita. Va. Ma qui tutti sono i giorni più belli della mia vita. Qui, in mezzo a sto schifo. Certo, qui c'è l'amore. Sì, no, vabbè, ora come c'è l'amore? L'amore ti lava via lo schifo. E l'amore, più è amore, più lava via lo schifo. Bah. L'amore non è condiscendente e la carità non ha nulla a che vedere con la pietà, è amore. Carità e amore sono la stessa cosa. Con la carità dai amore, perciò non limitarti a dare denaro, ma invece tendi la mano. Capito? Certo che ho capito. E tutti i giorni più brutti possono diventare più belli. Vabbè, ho capito, ok. Ma, scusami, va bene, ci credo, ma almeno il giorno più brutto della tua vita c'è stato, ci sarà stato. Quando Teresa se ne andò dalla scuola in cui insegnava, io ero una delle sue allieve, e quando se ne andò sembravamo tutte figlie senza più madre. Figlie senza più madre, sai che questa è carina? Ora se vado, se trovo il blog notes me la segno, perché questa figlie senza più madre, ma che è vero carina. Che Teresa se ne andò, non pensiamo che a lei, a quegli occhi pieni di malinconia che vedranno per noi. Perché nasce quella sua volontà, dove che trova tutto il cuore che ci dà. Thank you.
tutti gli altri che aiuterò, asciugando con le forze mie il pianto e il sangue dell'umanità. Si riuscirà, ce la farò, e sarà tua la forza mia. Si riuscirà, se vedrà Dio, dunque di te salverò io. Qui c'è la povertà, il padrone è la malattia, i bambini con quegli occhi che mi guardano, chiedono aiuto a me, tu salvami o morirò. L'amore, per essere vero, deve costare fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. La ricerca del volto di Dio, in ogni cosa, in ciascuno, dovunque, in ogni momento, scorgendo la sua mano in ogni cosa che avviene. Questa è la contemplazione nel cuore del mondo. Che meraviglia! Io lo sapevo, pure la malaria ci voleva. Oltre a luce, pure la malaria. Andiamo bene, guarda. Hai la malaria? Poverino. Sì, sì, ma il dottore ha detto che si tratta di una forma blanda di malaria. Insomma, una malaria di poco conto. Ecco, una malaria che cioè... Si è adeguata subito al proprietario. Chissà fra le due quale sarà la vera medicina. Questa? No, quindi questa. Sì. Sì, lo so cosa stai dicendo. Come sempre io capisco quello che vuoi dirmi. Che fra tutti gli ammalati... Prova. Tu sei quello che si vuole ammalare ancora di più. Ecco. Ma piuttosto, sono arrivati tanti attesi aiuti umanitari? No, sono fermi da 2 giorni all'aeroporto per problemi. Ma scusami, ma cosa vi serve di più? Tutto. Penicillina, chinino, antibiotici, ferri chirurgici, latte, caffè, garze... Caffè? E ogni tanto ci vuole. Sì, sembra giusto. Insomma, ci serve un po' di tutto. Sì, dai, coraggio. Vedrai che sarà soltanto questione di giorni, che poi... Nel frattempo qualcun altro ci rimette la pelle. Eppure questo è giusto. E Madre Teresa che dice? Madre Teresa è affranta, ma non molla. Lei ha una fede tale che mette quasi paura. Noi certe volte crolliamo per la stanchezza, ma lei c'è sempre. Detege sudore ad ammalato, salta da un ammalato all'altro come una cavalletta, poi detege sudore ad un bambino, poi alza, piange e ricomincia tutto da capo. Certo che le devi volere proprio un gran bene tu. Bene? Se potessi avere la millesima parte che lei, sarei già in paradiso. Ma sì, dai, tranquilla. Adesso che arriveranno tutti gli aiuti umanitari, tu andrà un po' meglio, non ti preoccupare. Speriamo. Sì, ma a proposito, io posso fare qualcosa per voi, non lo so, magari aiutarvi. Sì, serve qualcosa. Sì, sì. Curati. Se mi curo? Sempre io mi curo. Va, 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 mi curo un po'.
fare addio da sposa. E qui succederà chissà cosa. E così questa sarebbe la nuova casa di Maria Teresa, eh? Caruccia! Ma veramente non è proprio sua, è in affitto. Ah sì? E chi sarebbe il proprietario? Andiamo bene. Ma e l'affitto, come lo pagate l'affitto, scusami? Semplice, col sacrificio. Eppure qua mi sembra giusto. Ma e tu chi saresti, l'arcangelo portiere? No, no. Io sono uno che vuole aiutare, io sono un volontario. Ma certo, tutti volontari, tutti bravi, guarda, tutti che si vogliono bene, casa gratis, manodopera gratis, ma alla fine tutto questo chi è che ci guadagna? Ancora. D'altronde lui è uno che con gli affari ci ha sempre saputo fare, e questo io lo sapevo. Ma piuttosto, tu saresti qui per fare un'offerta forse? Sì, un'offerta io? No, no, no. Perché? Cosa ci sarebbe di male? Forse ti manca un po' di coraggio. Verissimo, guarda, mi tremano le mani solo al pensiero di dover tirare dalla tasca un nichelino che ora, per chi non lo sapesse, non ha neanche più tanto valore, anzi non ha proprio valore. Per esempio, ci sarebbe da accompagnare questo malato all'ospedale? Sì, ma come ho detto prima, non mi pare il caso, sia per l'offerta che per il malato, appunto. A te non ti pare il caso, ma noi non abbiamo le medicine giuste.
Ma fa sentire una cosa. Ah, che faccia io. Ma la malattia è contagiosa? Non è contagiosa. Non è contagiosa. Ma poi, anche se fosse contagiosa, cosa ci sarebbe di male? No, ma guarda, niente. Non ci sarebbe niente. Ma invece sarà la tua buona azione essere contagiosa. Dopo di te, qualcuno ne farà un'altra e qualcun altro non farà ancora e così via. Sì, ma devi sapere che io non mi ci vedo come portatore di un'epidemia di buone azioni. No! Grazie. E... Prego, ma perché? Porca puzzpura. Sì, allora devi sapere, guarda questo qua, devi sapere che io sono molto più malato di te. Tanto per cominciare, bevo 2 bottiglie di whisky al giorno, poi ho l'ulcero duodenale. Non so se è presente questo, l'ulcero duodenale.
ovvio. Ah. Se osserviamo il funzionamento del materiale elettrico, spesso si vedono cavi piccoli e grossi, nuovi e vecchi di scarso valore e costosi ben allineati. Finché la corrente non li attraversa, non vi sarà luce. Noi abbiamo la facoltà di lasciar passare la corrente attraverso di noi, di consentirle di usarci, di produrre luce del mondo, ovvero di far sì che la corrente si serva di noi missionari per visitare il mondo, in modo che possiamo continuare a collegare i cavi degli uomini e delle donne con la corrente dell'amore. Oh, cara Teresa, sai che ti dico? Che tu sei veramente grande. Ma quando mi sembra di aver capito tutto quello che stai facendo, ancora non ho capito chi sei veramente. Soltanto una suora? No, non credo proprio. E allora chi sei? Chi sei? Al posto suo, che cosa ha fatto per le
dà forza a tutti noi. Se non ci fosse Dio dentro di te, saremmo tutti eroi, ma senza un re, senza un re. Grazie.
dalla morte mia. Tu non sai che morendo io, dopo morto rinascerò e rincarnandomi diverrò un cigno bianco che vola via, via dal buio di questa città, un volo bianco nell'immensità. Che ne sai, chi muore in me non sarà tua.
fondo, moltissima. La sofferenza materiale e la sofferenza di chi ha fame, di chi non ha nessuno. Ma continuo a ritenere che la sofferenza più profonda sia quella di chi è solo, di chi è malato. La peggior malattia che in qualsiasi essere umano possa mai sperimentare è quella di non essere desiderati. E tu hai qualcuno che ti desidera? Questo. Era da un po' di tempo che non ti si vedeva. Dove sei stato? Sono stato a Ovest, nella giungla, a fotografare gli elefanti, sì. Che bello! Beh, ma ti faccio vedere. E devi sapere che gli elefanti indiani, a differenza di quelli africani, hanno le orecchie corte. Sì. Che meraviglia! Già domani me lo vedo su tutte le pagine. Gli elefanti indiani, a differenza di quelli africani, hanno le orecchie corte. Sfotti pure con calma, guarda, sto qua. Ad ogni modo, se mica se lei in giornata si farà vedere, o magari, cioè sai che devo fare un'intervista io, se si farà vedere, No, ma, oggi non c'è. Come non c'è? Dove è andata? È andata nella giungla a far crescere le orecchie corte agli elefanti dalle orecchie lunghe. Vabbè, vedo che oggi non è aria, magari cambiamola, quest'aria. Almeno toglimi una curiosità. Perché Madre Teresa a suo tempo ha scelto di venire proprio qui a Calcutta a farla missionaria? Non lo so, ma mi pare che non l'abbia scelto lei. Ah no? E allora chi? Non lo so. Un vescovo. Non lo so. Domanda la tua io, Anzi no. Mi pare che l'abbia consegnato la madre. Ha consegnato, beh. Consegnato la madre. E come la madre, perché? Non lo so. Ma perché non glielo chiedi a lei, scusa? A chi? A la madre? Ma no, a Teresa. No, e qui ti fermo. Mica hai detto che è andata nella giungla a far crescere o corte. Sta a fine discussione. Orecchie, elefanti. Ciò che sarà.
so close. But the loss of a beautiful virtue, purity, it is very beautiful for the young to love one another. Where does this love begin? L'assegnazione del premio Nobel per la pace a Madre Teresa di Calcutta. Vi ricordiamo che la festa è patrocinata niente meno che dal Re di Svezia e dai biscottini Biscotti, i simpatici salatini al gusto agrodolce di arancia. La direzione augura buon divertimento a tutti! Quanta bella gente, ma che mondanità! Qui per festeggiare Madonna povertà, premio più importante di questa umanità. Che bel Nobel, che bel Nobel. Uomini eleganti, signore décolleté, mari gioie lacrime, diamanti a volontà, respirando insieme il profumo di Chanel. Che bel Nobel, che bel Nobel. Essere con magnifici signori, sorseggiano champagne, che champagne. Guarda quanta gente è qui tutta per noi, qui per arricchire Madonna povertà, dono sei importante che un po' ci aiuterà. Che bello bel, che bello bel. Ma che santa donna e sua questa sorella, sono quei soldi, chissà che ci farà, comprerà una donna o forse un decolleté. Che bello Nobel, che bello il Nobel. Signore e signori, nel congedarsi da voi, la direzione vi dà appuntamento al prossimo anno, augurandovi dal più profondo del cuore la buonanotte. E vi ricorda ancora una volta che non c'è premio Nobel senza i biscottini Biscotti, i simpatici salatini al gusto agrodolce di arancia. Bonsoir!
ci rendiamo conto che quello che noi facciamo è solo una goccia dell'oceano. Ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo. Ma che significa? Significa che l'importante è fare qualcosa, anche piccola, dimostrare il nostro tempo, il nostro lavoro, per dimostrargli che si vuole bene. Sì, ma l'oceano è immenso. Sì, ma se tu vedi che c'è una persona che soffre o che ha bisogno, dagli una mano e diventa quello il tuo oceano. In tal caso io sarò la sua goccia. Sì, ma solo se gli farai del bene. Mi piace. Certe volte basta anche una piccolissima azione che te la senti subito dentro il cuore, che scende lenta e fa plaf. Che cosa? La goccia. Ed è come se quell'immenso oceano diventasse ancora più immenso, tutto grazie alla tua piccolissima azione. E chissà se tutto questo funziona con un goccio di whisky. Il solito cinico. Ad esempio, oggi un nostro volontario sta diventando frate missionario. E allora? È importante per lui e ovviamente per tutti noi, perché sarà un altro di fronte a Dio. Un'altra goccia nell'oceano. Bravo, stai diventando bravo. Ma questa era facile, era molto facile. Più facile. Fa che sia la mia.
vincerò il me. Complimenti, mamma mia che bello, mettete in pausa, vai, vai. E come ci si sente ad essere vestita al missionario della carità? Ma, sai, ti rispondo con una frase un po' banale. Certo. L'abito non fa il monaco. Ottima risposta, ottima risposta. No, io non sono, scusa, provo, ma l'abito nuovo. Ma che è sto odore? Sento... È il pesce, quello che devo distribuire agli affamati. Ma scusatemi, ma perché voi missionari, invece che portare del pesce agli affamati, non insegnate direttamente agli affamati a pescare? Ma, semplice, perché spesso non hanno neanche la forza di stare in piedi. Ah, ma, scusami, ma cos'è la povertà? Ma quella vera, però. La povertà? Quella vera? Quella vera, ma il più delle volte è solitudine. E la solitudine la guarite col pesce? Anche. Andiamo bene. Ma soprattutto la guariamo a insegnare a ritrovare la gioia e la voglia di vivere. Ah, e come si fa? Si fa, si va, si ascolta, si prega, ma più di tutto si vuole bene. E dove la trovate tutto questo bene da dare a tutti? Ah già, dimenticavo, il vostro fornitore. Guarda che non è solo il nostro fornitore, è il fornitore di tutti. Piuttosto, ti ricordi il malato, quello dell'altra volta che ti avevo chiesto di accompagnare all'ospedale? Certo che me lo ricordo, che per caso è... Ah no, ora sta bene. Beh, sono contento, sì sì. Sei contento per lui o per te? Sì, sono contento per lui e anche per me, sì. Per tutti. No, vabbè, ora non mi venire a dire che grazie a me non ho fatto del bene soltanto a lui, ma ho fatto del bene a tutti. Perché no? Ma perché no? Allora perché sì? Ecco, diciamo perché sì. Andiamo a distribuire il pesce. Andiamo a distribuire il pesce. Magari saremo qualcuno con un cefaletto, eh? Grazie a un cefaletto, ma anche grazie a te. No, grazie a me, grazie a noi. E grazie a tutti. Cioè, no, ora noi siamo noi e noi non siamo tutti. Ma noi siamo noi. Trasgressivo proprio tanto. Trasgressivo, trasgressivo, ma...
tutto questo chiasso che c'è. Mi dà più dolore di tutti i miei malati, prega nel silenzio che è in te. Di ritardo. Ma la conferenza stampa non era alle 5. Infatti è già finita. Ma già sono le 5:05. Madre Teresa è stata molto coincisa. Oh, porca miseria. Ma e che ha detto? Ha detto che bisogna pregare un po' di più. Pregare un po' di più? Tutto qua? E ti pare poco? Scusa, ma tu preghi un po' di più? Io no, ma che c'entra? C'entra. Tieni, qui ci sono un po' di preghiere. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. È una preghiera di San Francesco, Madre Teresa la recita sempre. Accidenti, senti qua, titolo. San Francesco a Calcutta. Vabbè, suona bene, vabbè, ci sta. Ma lo sai che San Francesco... Lo so che San Francesco non c'entra niente con Calcutta, lo so. Sarò pure un miscredente senza anima, ma certe cose le so. È che sto cercando di inventarmi qualcosa per l'articolo di domani. Tu prega un po' di più e vedrai che l'articolo ti viene. Ma sì? E per vincere il premio Pulitzer, quante tonnellate di preghiera dovrei dire? Non lo so. Però ad esempio io tutte le sere prego per te. Tu preghi per me? E perché? Perché mi va di pregare per te. Sta quasi non la... E com'è che preghi per me? Ad esempio prego per la tua salute. E allora preghi malissimo. Ma comunque credo che... Ti ringrazio, ma credo che nessuno preghi o abbia mai pregato per me. Non ci credo. Credici. Qualcuno almeno ti vorrà un po' di bene, anche perché le vie del Signore sono infinite. E allora dovresti darmi una bella cartina topografica di tutte queste vie del Signore. Te l'ho già detto, prega un po' di più e vedrai che ti viene anche la cartina. Vabbè, dai, ci vediamo, va. La dici una preghiera per me stasera? Se proprio ci tieni, va. Veramente sei tu che ci dovresti tenere. Sì, ma come faccio a pregare per te senza la cartina? Ma vuoi vedere che è proprio questa la cartina? Vabbè, da una stasera dirò la preghiera per te. Che bello. Cioè, no, fammi capire. Cioè, tu sei contenta perché io stasera dirò la preghiera per te? Certo. Mamma mia, quanto siamo diversi. Io e te, cara Forbettina, siamo diversi, ma tanto diversi. Qualcuno che poi ci dirà che il bello c'è se c'è diversità.
Sporca sei, sporca un deforce, porco.
cerca una suora in mezzo a noi, noi sacerdoti di Brahma e di Vishnu, noi che preghiamo la nostra Dea Kali. Che cosa cerca il suo Cristo in mezzo a noi? Da cosa nasce l'amore suo per noi? Noi che adoriamo le vacche e i buoni, noi non vogliamo i favori tuoi. Che ammazza, ammazza, col tuo Dio di un'altra razza, ammazza, ammazza. L'amore che lega, col tempo curerà la vostra ingenuità, e questo lei lo sa. E solo fosse strega in mezzo a noi, e il diavolo che fa gli affari suoi. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Pazza! Che guarisci ciò che ammazza. Gli alberi, i fiori e l'erba crescono in silenzio. Le stelle, la luna e il sole si muovono in silenzio. Il silenzio del cuore è necessario per poter udire Dio ovunque, in una porta che si chiude, nelle persone che hanno bisogno di noi, nel canto degli uccelli, nei fiori, negli animali. Nel silenzio Lui ci ascolta. Nel silenzio parla le nostre anime. Nel silenzio c'è concesso il privilegio di ascoltare la sua voce.
Gettato il semino e voi crescerete come tanti bettoli pani piantati in fila sotto il sole. Sì, ma io non voglio essere un semino. Come no? Tu sei il più bel semino del mondo. Da te, da voi, grazie a lei, nasceranno cose meravigliose. Quali cose? Dimmene almeno una. Vabbè. Tanto per cominciare, questo regalo per te, che credo ti piaccia. La tua fiaschetta di whisky? Eh sì, ho deciso di smettere. Grazie, è il regalo più bello che potevi farmi. Sì, ho deciso di smettere di bere whisky. Adesso vorrei cominciare a bere rum, martini... No, hai capito bene cosa intendo. Ho voglia di bere qualcosa che mi disseta. Qualcosa che forse neanche si può bere. Ma se arriva, arriva dritto in fondo dentro l'anima. Ma se tu hai detto sempre che l'anima non ce l'hai... Credo me ne stia spuntando una piccola. Grazie di un semino? Bravo.
grazie a un semino. E ora dove andrai? In Africa. Pare ci sia un prete, appunto, un missionario, che prende bambini orfani sia da una parte che dall'altra, con la guerra civile, appunto. Chissà, magari lui la mia bevanda. E magari sarà lui che ti tirerà via tutta la sete che hai dentro. Ah, no. Se per questo mi avessi già dissetato Madre Teresa, e certamente tu. L'ho sempre saputo, fin dal primo giorno, che tu eri una brava persona. Vabbè, dai, sul bere o l'aereo, meglio che vada, eh. Abbi cura di te. E tu di te. Ah, una domanda. Mettiamo il caso che tu diventi famosa come Madre Teresa. Che, me la concederesti un'intervista? Sì, anche due. Va che ci conto, eh. Contaci, che Dio ti aiuti. And go home to God. Again, we will hear the
the same thing. I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was homeless, you took me in. But they will do the least of my brethren, you do it to me.
presentarvi i partecipanti a questo musical. Iniziamo con Matilde Nodari. Miriam Bonella. Veronica Tropano. Nicole Di Natale. Giorgio Di Natale. Martina Comini. Marco Gorni. Andrea Ravenoldi. Mirko Ferrari. Beatrice Bignami. Carlotta Reali. Luca Gonella. Là in alto Ivan Botticini. Alice Diadema. Io, Monia Umbertini. Alex Besutti. Nicola Durosini. Svejen Peverada. Mara Durosini. E Monica Boldrini. Abbiamo in regia Enzo Reali. L'occhio di bue si chiama? Sì. Andrea Gorni. E poi tante altre persone che ci hanno aiutato, che sono dietro le quinte, che ringraziamo tantissimo. Grazie ancora a tutti per essere venuti qua a vederci. Grazie. E allora chiedo un ulteriore grande applauso. Quanti personaggi hanno espresso qui sul palco? È stato un da Eger, benissimo. Sono state due ore davvero molto intense e anche molto molto piacevoli. Va bene, allora desidero a nome di tutti ringraziare l'amministrazione comunale per aver gentilmente messo a disposizione il teatro. Ecco, ringrazio in modo particolare Giulia Dolinelli e Luigi Cè per aver seguito l'allestimento del palco e le prove che sono state fatte. Grazie Giulia, grazie Luigi. E siccome questi ragazzi evidentemente non si fermeranno a questa presentazione, ma visto che sono anche così giovani, chissà in quanti altri momenti avranno modo di esprimersi, allora a nome di tutta la comunità di Cottolengo desidero mettere
nel loro mani un piccolo aiuto che li possa sostenere per le spese che metteranno in atto per il loro futuro teatrale. Grazie. Sarà Santa Madre Teresa ad accompagnarvi e a farvi le grazie necessarie. Bene, adesso appena sarà possibile, appena la scena lo permetterà, vi aspettiamo tutti al nostro oratorio. Grazie ancora, a domani. Buonanotte.